Buongiorno a tutti, mi chiamo Metella Montanari, sono la direttrice dell'Istituto Storico di Modena, l'istituto che ha coordinato il progetto di ricerca regionale dedicato alle corti d'assise straordinarie in Emilia-Romagna tra il 1945 e il 1947. È una brevissima introduzione prima di lasciare la parola ovviamente video ai nostri ricercatori, semplicemente per ricordare alcuni degli aspetti più significativi che ci hanno portato alla realizzazione di questo progetto. Progetto che ovviamente è maturato sulla scorta dell'esperienza che si è realizzata attorno al gruppo di lavoro dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e dell'omonima banca dati messa a disposizione di spoglio delle sentenze. Anche in Emilia Romagna era emersa da tempo la necessità storiografica di affrontare in modo sistematico questa fonte così rilevante per la ricostruzione dei crimini commessi durante la Repubblica Sociale e per i reati di collaborazionismo. Fino a questo momento infatti gli istituti avevano certo affrontato le corti d'assise, ma per lo più in modo episodico nella ricostruzione di alcuni profili biografici o nella ricostruzione di alcuni avvenimenti specifici della Resistenza. Il progetto di ricerca, che è triennale, che quindi si concluderà nel 2021, ha invece proprio l'obiettivo di affrontare in modo sistematico questa fonte così rilevante e di dotare dello spoglio delle sentenze tutte le province emiliano-romagnole, di metterle a disposizione del pubblico. La scelta di iniziare dalle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara è legata a una peculiarità specifica di questo territorio, e cioè di essere un territorio largamente dominato da un'economia agricola, prevalentemente mezzadrile e bracciantile, di essere stata teatro di scontri particolarmente accesi già negli anni 20, di aver forse anche per questo dato vita a una resistenza emiliana, così come l'ha definita Santopelli, e a una specifica forma di guerra civile legata appunto a questi tratti peculiari. Abbiamo quindi deciso di partire da questo che ci sembrava, come posso dire, un campione abbastanza omogeneo, e di non fermarci solo alla mappatura delle sentenze e al loro inserimento all'interno della banca dati, ma di costruire anche un sito web che mettesse a disposizione del pubblico alcuni dati quantitativi e una prima sintesi, diciamo, degli aspetti più significativi del funzionamento delle corti d'assise straordinarie all'interno di ciascuna provincia. Troverete quindi all'interno di questo sito non solo una serie di infografiche che restituiscono immediatamente gli aspetti quantitativi sia per numero di condanne sia per numero di persone colpite dalle condanne e anche per l'intensità, diciamo, delle condanne o delle assoluzioni, ma anche un legame con altri progetti di ricerca regionali dotati di siti web, in particolare Resistenza Mappe. Abbiamo quindi cercato di costruire una connessione tra un progetto che negli anni ha messo a fuoco quelli che furono i luoghi principali degli avvenimenti della nostra resistenza ed eventualmente i procedimenti giudiziari che legati a questi stessi avvenimenti. Troverete poi un testo, ogni ricercatore ha cercato di delineare un profilo specifico del funzionamento delle corti d'assise della singola provincia e l'evidenza di alcune delle sentenze legate agli episodi più significativi appunto del periodo 43-45. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto, avremmo certamente voluto presentarlo e discuterlo con voi in una situazione pubblica, ma come tutti ben sappiamo questo non è possibile. Chiudo questa mia piccola introduzione semplicemente ringraziando i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questo progetto, in primo luogo la Regione Emilia-Romagna che con la sua legge 3 del 2016 rende possibile la realizzazione di questi progetti di ricerca da parte degli istituti storici e ci dà anche la possibilità di creare occasioni di lavoro e quindi, come dire,
prove scientifiche da affrontare da parte dei nostri ricercatori, quelli che maturano vicino alle nostre accademie, alle nostre università. La rete degli istituti storici, che ovviamente ha collaborato al progetto, in particolare i colleghi di Reggio e Ferrara, che coinvolti oltre a Modena in questa prima tranche di lavoro, l'Istituto Pari di Bologna, Luisa Cigognetti, che coordina la redazione digitale del nostro portale, e Luca Pastore per il suo supporto archivistico, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, in particolare Mirko Carrettieri e René Bolzoni, che hanno partecipato anche nella fase iniziale di questo nostro percorso, cioè nel momento in cui abbiamo selezionato i ricercatori, e Igor Pizzirusso, che ha realizzato le infografiche che troverete. E chiudo con un ringraziamento particolare agli archivi di Stato di Bologna, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, che hanno messo a disposizione le carte che custodiscono. E chiudo anche ringraziando Toni Rovatti, la coordinatrice scientifica del nostro progetto, Yara Meloni, Federico Chiaricati e Simone Del Prete, che hanno realizzato anche in tempi molto stretti, ma con grande meticolosità e con grande precisione scientifica, le ricerche che troverete. Grazie a tutti e buona visione.